appassionati di treni o più generalmente appassionati di storia, questo è un video speciale. Mi trovo nella stazione di Favria, sulla linea della Canavesana, la storica linea Rivarolo-Pont, una linea che nasce inizialmente trainata dai cavalli dal 1866 al 1885 e dal 1885 che vennero adottate le prime macchine a vapore sulla linea. La locomotiva, rimasta nella stazione di Favria, è invece parte dei veicoli introdotti progressivamente a partire dal 1919. È la locomotiva GR422, di cui il numero esatto non sono riuscito a leggerlo, in quanto risulta illeggibile sulla vettura ormai arrugginita dal tempo. Molti decenni fa era presente sul posto una locomotiva identica, che però è stata portata via a Torino, sistemata e messa in un museo. Quest'altra invece è stata più sfortunata ed è qui ad arrugginire da moltissimi decenni. Quel poco che rimane, però, non è privo di fascino. Ne esistevano altre 22 di macchine identiche utilizzate in Italia, ricevute dalle ferrovie prussiane della KPEV dopo la fine della Prima Guerra Mondiale in seguito ad un accordo post-bellico. Il carro retrostante è un comune ex carro delle ferrovie dello Stato di tipo F, proveniente dalle forniture del 1925 con paratine e doghe in legno probabilmente realizzate nel dopoguerra. L'unica sostanziale modifica rispetto ad altri carri è la marcatura SAT-TB1, segno che il carro veniva adoperato come magazzino o carro appoggio per pronto interventi sulla tratta ferroviaria. È un carro semplice che mantiene al suo interno un odore tipico, quel sapore che rievoca tantissimi anni di umile lavoro alle spalle. Una locomotiva che ha vissuto lunghi anni di esemplare lavoro lungo tutta la linea canavesana, collegando giornalmente il paese di Pont Canavese, Rivarolo, Settimo, Torino e tutti i paesi del territorio. Essa ha lavorato almeno fino all'inizio degli anni 60, quando poi nella linea vennero introdotti vari treni, tra cui anche uno sperimentale, l'automotrice su gomma Michelina, che nel 1932 effettuò diverse corse attive proprio su questa tratta ferroviaria. Ecco una foto d'epoca della stazione di Favria. Nella fotografia si nota il punto dove ora è disposta questa povera locomotrice. In quest'altra foto la si vede in azione, a Rivarolo Canavese, mentre era in direzione per Pont. Negli anni successivi le vecchie locomotive a vapore non sono però rimaste completamente ferme, ma sono state in parte utilizzate anche rievocazioni storiche, ma già a partire dalla fine degli anni Ottanta sono state progressivamente fermate. La locomotiva che state osservando non si muove certamente da oltre 35 anni.
una piccola meraviglia corrosa dalla ruggine, in attesa di essere demolita o recuperata. Speriamo in un suo recupero. Non sono molti reperti come questi, e recuperandola non si perderebbe per sempre un mezzo storico assolutamente inimitabile. Spero un giorno di poter documentare con voi un suo recupero. Nel frattempo, se volete vederla con i vostri occhi, potete farlo anche voi andando nella stazione ferroviaria di Favria, in Piemonte, anche se non so dirvi per quanto tempo potrebbe ancora rimanere in questa stazione. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.